Tiro alla castagna, Tris e tanti altri giochi della tradizione per una vera e propria maratona. È stata l'idea dell'Istituto Comprensivo Embriani Salvemini nel quartiere di San Valentino ad Andria per celebrare la festa dell'albero, partendo però da un concetto decisamente più ampio e molto più complesso, che è quello dell'amicizia. Una amicizia tra uomo e natura, tra uomo ed uomo, tra uomo e città. Una amicizia che vede protagonisti i più piccoli ma anche i più grandi in un vero e proprio patto formativo generazionale, la cui portata in un luogo così spesso additato di essere difficile, davvero fondamentale. È una scuola in cui molti di noi hanno creduto e Andria deve continuare a crederci, perché è un quartiere che effettivamente, come istituzioni e come luoghi da frequentare da parte dei ragazzi, dei giovani, ha soltanto la scuola e la parrocchia. Quindi è una scuola che da sempre è stata attiva, stiamo parlando almeno di 35 anni fa, da quando è iniziata a crescere e ad andare avanti. Ed è bene che questa cosa venga anche resa nota a tutta la cittadinanza. La cosa bella è proprio questa che ha sottolineato lì all'inizio, cioè il fatto che associare la cura per l'ambiente alla cura delle persone, intesa come lo stare insieme, essere amici, e riuscire a farlo dai più piccolini appena arrivati ai più grandi, è anche un'idea di continuità nel cammino di crescita che facciamo. Si è partiti dalla scuola dell'infanzia in realtà, per poi coinvolgere convintamente la scuola primaria in un percorso di continuità che da queste parti è un mantra da non dimenticare mai. Continuità che significa fiducia, lavoro e grande attenzione ai temi di socialità collettiva. Viviamo serenamente tutte queste emozioni, includendo, chiedo scusa per il gioco delle parole, anche l'inclusione, perché insomma i bambini si devono sentire abbracciati in questa famiglia. Noi come docenti dell'Istituto Embriani Salvemini ci crediamo tanto nel quartiere, siamo da tanti anni qui in servizio e crediamo anche molto nelle famiglie, perché le famiglie stanno collaborando proprio alla vita di questo istituto.